che bella pace che c'è oggi in casa! Ehi, Sailor Sue, dobbiamo salvare il mondo dal male! Sei pronta? Oh, ho parlato troppo presto, direi! Qualcuno ha guardato troppo Sailor Moon ieri! Sbrigati, Sue! Voglio correre a salvare il mondo e trasformarmi in un guerriero Sailor! E di un po', qual è la tua preferita tra le guardiane? Oh, beh, senza dubbio! Sai cosa? Me lo dirai strada facendo! Strada facendo dove? Volevi salvare il mondo, no? Ma non puoi riuscirci senza una partner! Oh sì, mia regina! Combattiamo il male con il potere della luna! Ciao ragazzi e soprattutto ragazze! Oggi è il giorno del Girl Power! Sì, siamo tutti carinissimi guardiani Sailor in fondo! Ma certo! Oggi ne avremo una davvero originale! La mitica Sailor Moon! Ma Susie, quella è Swag delle Love Surprise! Non per molto ancora, giusto? Diciamo che oggi Swag vuole cimentarsi nel cosplay! Fan delle bambole LOL, mettete tanti like! E naturalmente anche voi, fan di Sailor Moon, è il vostro giorno! Non è una cosa che facciamo spesso, ma oggi cuciremo noi il costume! Il modello è già pronto! Ci divertiremo un sacco! Ok, seguite bene le linee... È facile, giusto? Adesso usiamo le forbici, ma voi fate attenzione, ragazzi! E questo che cosa diventerà? La gonnellina o il mitico fiocco rosso? Non proprio, faremo 4 triangolini per sagomare tutta la camicia! Ah, lo immaginavo, ecco una cinghia, guarda! Giusto in tempo, Sammy! Mettiamo insieme tutte queste parti! Per tenere la cinghia al suo posto, mettiamo un altro triangolino! Dobbiamo cucire bene i lati con il filo, vedete? Prima uno e poi l'altro, ma attenti col l'ago! Anch'io voglio fare la seconda cinghia! Potere del prisma di luna, vieni a me! Susie, come mai i cattivi nella serie all'inizio avevano tutti i nomi di pietre preziose? Oh, perché l'autrice della storia, Naoko Takeuchi, aveva studiato chimica e aveva la passione per i minerali. Pensate, un'autrice di manga e una scienziata allo stesso tempo. Studiare fa benissimo. I manga sono fumetti giapponesi, lo sapete, vero? Guardate come sta avvenendo bene questa parte! E sì, o quando finiremo questa bacchetta magica voglio usarla per gli incantesimi! Vedremo! Tutto fatto con le cinghie, ragazzi! Aggiungiamo il velcro! Eccoci qui! Sistemiamoli bene da tutti e due i lati! Proprio la misura giusta! Usagi sarà felicissima! Ragazzi, per chi non lo sapesse, Usagi Tsukino è il vero nome di Sailor Moon! In giapponese vuol dire coniglietto della luna! Carino, vero? Oh, ma allora devo vedere come si dice in giapponese piccolo slime del pianeta Terra! Oh, slime di Tibidaba, forse è meglio! Adesso sono curiosa anch'io! Abbiamo messo il velcro, la bambola già comincia ad essere bellissima! Siu, odio dirlo, ma forse dovresti rivedere i tuoi gusti in fatto di moda! Sto scherzando, Sammy! Ma ricorda, le guardiane Sailor sono una squadra e si aiutano tra loro! Tutte per una e una per tutte nel nome della luna! Oh, guarda la famosa posa di Sailor Moon! Quel gesto nel linguaggio dei segni significa ti amo! È vero! Il messaggio di Sailor Moon è che soltanto l'amore ha il potere di salvare il mondo! E naturalmente è così! Siete d'accordo, ragazzi? Fate largo al lago! Guardate, adesso la camicetta ha anche le ali! Ed ecco la base per la famosissima gonnellina di Sailor Moon! Il costume è quasi fatto, ragazzi! Anch'io ho un costume da supereroe! Sconfiggerò i cattivi col fai da te! Mettiamo delle puntine per tenere ferma la gonna adesso! Attenti alle dita, ragazzi e ragazze! Così! C'è ancora un sacco da fare! Siamo in ritardo, Susie! A dire il vero non resta tanto, Sammy! Ma se vuoi, usiamo un po' di magia! Hopla! Ragazzi, restate con noi se volete assistere alla trasformazione di Swag! Wow, Swag ci sa proprio fare col cosplay! Che ne pensi, Sammy? Sembra tutto a posto, ma dobbiamo finire il look, a cominciare dal colletto, Susie! Ah, ma questo è il grembiulino che ti piace sempre indossare! Sì, ma oggi lo userai per fare il colletto dell'uniforme! È così che lo indossano le ragazze giapponesi a scuola! Oh sì, è chiamato Fuku! Anzi, Sailor Fuku! Somiglia un po' alle divise dei marinai! Sailor Moon però ha inventato una moda tutta sua! Adoro quel fiocco rosso! E ho quasi finito, ancora un po' di magia, ragazzi, e abbiamo fatto!
Sì, ho fatto del mio meglio. Puoi completare la trasformazione in Guardiana Sailor, ti prego. Ragazzi, se non lo conoscete, dovete proprio guardare l'anime, perché... Sì, fermati! Che succede? Hai quasi rovinato tutto, ci penso io ad aggiustarlo. Guarda e impara. 1, 2, 3... Boom! In un batter d'occhio ho risolto tutto. Wow, Sammy, fantastico! Sei andato nel panico perché Sailor Moon è la tua preferita, vero? Ma certo! E adesso devo esaminare ogni dettaglio. Wow, è così bella, sono senza parole! MC Swag è davvero fantastica con questo vestito! Adesso dobbiamo fare i guanti per le sue piccole manine. Saranno proprio realistici. Questo è il tessuto che si usa per i guanti, ragazzi. Vedete questo pezzettino rosso qui sopra? Andrà benissimo sul braccio, aggiustiamo un po' la lunghezza. Sì, mentre tu te la prendi comoda, io ho già fatto l'altro guanto. Ma dico, guardate che bella che è! Sammy, hai l'altro guanto, dicevi? Sì, ecco, tieni! Hai fatto un gran lavoro come sempre! Completiamo la nostra Sailor Moon, ragazzi! Così come i guanti, faremo anche gli stivali con la giusta forma. Susie! Che c'è, Sammy? Potere del prisma di luna, vieni a me! Dacci un taglio, su! Va bene! Vedete, questa acconciatura in Giappone si chiama Odango, proprio come quella di Sailor Moon. Oh, è così carina! Restate con noi, ragazzi, non abbiamo ancora finito! La 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 la. Sailor Moon, aspetta, hai scordato il fiocco della tua gonna! Mentre Sammy lavora al secondo fiocco, completiamo il look. Un diadema dorato sulla fronte. Sembra davvero una guardiana della luna. Sì, ma i suoi orecchini? Li metteremo subito, Sammy. Guardate che belli, a forma di mezzaluna. Ragazzi e ragazze, vi piace il costume della nostra Sailor? Metteteci tanti like! Ta-da! Ecco qui, Sailor Moon è pronta a combattere il male! Ma dov'è la sua bacchetta magica? Oh no, scusami, colpa mia, per poco non la dimenticavo! Ah, era così la sua bacchetta? Questa mezzaluna sicuramente è magica, sì! Ma sì, è proprio l'arma magica di Sailor Moon! Ecco a te, Sailor Moon, non perderla mai, va bene? Terra chiama pianeta Mau, terra chiama pianeta Mau, passo! Ricevuto forte e chiaro, Sammy! Sailor Moon chiama Luna! Ragazzi, vi ricordate la gatta parlante di Sailor Moon? In realtà non è una vera gatta parlante, viene da un altro pianeta! Esatto, dal pianeta Mau, e può anche assumere forma umana! Ma di solito le piace la forma felina, miau! Guardate che bella coda, mi sa che ci stava ascoltando! Mettete tanti like a Luna, ragazzi, e iscrivetevi al canale! Luna è la migliore amica e consigliera di Sailor Moon. Non possiamo lasciarla senza di lei. Luna è molto coraggiosa. Aiuta sempre Usagi nelle situazioni difficili. Chissà se anche il nostro micio viene dal pianeta Mao, devo chiederglielo. Usiamo un po' di magia per accelerare il lavoro e... voilà! Luna ha gli occhi grandi e gentili. Spero di averli ricreati bene. E la nostra eroina è pronta a salvare il mondo, ragazzi! Ragazzi, andiamo a guardarla più da vicino, venite con noi! Quanta energia umana, il signor Jedi te ne sarà soddisfatto! Ferma dove sei! Sono una guardiana che combatte per l'amore e la giustizia! Sono Sailor Moon! Ah, guarda un po', e come pensi di potermi fermare, eh? Ecco come, con l'aiuto della mia gatta Luna! Potere del cristallo di Luna, vieni a me! Oh, che cos'è stato? Oh, mi gira la testa! Oh.
Il male oggi ha perso, ma tornerà. Servono nuove guardiane Sailor. Metteteci un bel like se vi è piaciuto il video. A presto!